Salve a tutti, benvenuti o ben ritornati sul canale. In questa puntata di Mondi Scomparsi vi faremo vedere la necropoli a Domus dei Anas di Sirattari. Dopodiché abbiamo delle novità per voi per quanto riguarda il pozzo sacro di Sabadruk. La necropoli ipogeica di Sirattari è composta da due domus, una con 12 vani e la seconda da due celle. Le Domus dei Anas di Sirattari sono scavate nel pendio calcareo che verso sud guarda la valle di Modolo, a circa 400 metri dalle tombe di Coroneddu, e ad appena una trentina di metri a sud della provinciale Sunibosa. Una volta raggiunto il sito, con le coordinate che ci riporta l'archivio archeologico Margine Planargia, rinveniamo alcune domus, ma purtroppo queste ormai sembrano distrutte. Anche in questa zona possiamo notare dei fossili marini incastonati sulla roccia calcarea. Per quanto riguarda le Domus dei Anas, purtroppo non siamo ancora riusciti a trovarne una integra. Comunque, andiamo avanti con la nostra ricerca. Leggermente più a sud della vallata rinveniamo i resti di un'altra Domus dei Anas e purtroppo sembra che questa sia l'ultima e crediamo che di questa necropoli si possono documentare soltanto le sue rovine, anche se l'archivio ci parla di una tomba di grandi dimensioni con ingresso a sud-ovest e costituita da 12 vani che si dispongono al labirinto, ma purtroppo questa tomba non siamo riusciti a trovarla, forse perché il suo ingresso è occultato dai rovi, ma comunque nella necropoli di Sirattari ci ritorneremo. Leggermente più a nord facciamo il ritrovamento di alcuni resti, probabilmente i resti di alcune anfore puniche. Ma questa è soltanto una nostra teoria, stando agli argomenti scritti in base agli scavi o alle ricerche fatte nella zona. Ricerca su web siamo riusciti ad avere le coordinate del pozzo sacro di Sabadruk e ora ve lo mostreremo. A circa 400 metri a ovest dell'attuale linea di costa, a sud-sud-est del complesso nuragico romano di Sabadruk, abbiamo individuato il pozzo sacro. Per arrivarci percorreremo la strada che ci porterà al camping Sabadruk. Thank you.
L'impianto parimetrico del pozzo, almeno per quanto si vede allo stato attuale, in assenza di un intervento di scavo che consenta una più precisa lettura del monumento, suscita non poche perplessità. Si tratta infatti di una struttura piuttosto singolare, con dei particolari architettonici unici sull'isola. L'edificio è costituito da una struttura circolare di 3,6 m x 2,80 m con un ingresso a sud-sud-est, ora cielo aperto, che precede un breve atrio strombato verso l'esterno, che introduce in un vano circolare marginato da tre nicchie di forma quadrata e del tutto identiche, disposte a croce perfettamente equidistanti e simmetriche fra di loro. La nicchia di forma quadrangolare alla sinistra di chi entra ha una copertura costituita da una grande lastra poligonale ben sagomata e rifinita. L'opera muraria interna dell'edificio è costituita da blocchi di calcare rifiniti con cura, di varie dimensioni disposti in struttura isodoma. Davanti all'ingresso, sulla sinistra, si stacca una sorta di struttura rettangolare, un corridoio, lungo 3,50 m x 3,10 m e largo 90, che si dispone obliquamente a ventaglio rispetto all'ingresso del pozzo. È possibile che una muratura analoga si stacchi specularmente alla destra dell'ingresso al pozzo. Questi nuovi elementi, di cui ancora non si capisce la funzione, non rientrano nei canoni architettonici dei pozzi sacri finora conosciuti. Comunque l'intero pozzo risulta colmo di pietrame e questo non consente di valutare la presenza della scala, della quale tuttavia sembra intravedersi il primo gradino. E per finire, vicino al nuraghe, dalla parte opposta della strada, ci sono i resti di una tomba dei giganti. Bene, anche questa puntata è giunta al termine. Vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo e se ti è piaciuto il video iscriviti gratuitamente al nostro canale per supportare il nostro lavoro. Grazie a tutti e vi do appuntamento alla prossima puntata di Mondi Scomparsi.